consiglio nella città metropolitana all'unanimità dei consiglieri della città metropolitana è stato ritenuto il Favorelli Tarantella Festival evento di tale portata, di tale rilevanza da poter meritare la storicizzazione nel bilancio della città metropolitana. Tant'è che tu dal 2019 ad oggi, se vai a guardare il bilancio della città metropolitana, ogni anno sono riportate 50.000 euro in ogni bilancio, quindi 2019, 2020, 2021, ritroverai la stessa somma. Io ho sottoposto all'attenzione del Consiglio della città metropolitana, tutti i consiglieri della città metropolitana, il Favorelli Tarantella Festival, è stato ritenuto, ma ovviamente questo non perché lo dico io, ma infatti, che questo festival ha un livello artistico, ma anche storico, culturale, che meritava di essere riconosciuto evento. Ricorda quali sono le tre manifestazioni che sono state inserite in questo riconoscimento? Sono molto importanti. Il festival jazz? No, c'era soltanto il Comune di Tarantella Festival e la varia di Parchi. Sì. Quindi soltanto queste due manifestazioni. E la Madonna della Reggio. Però siamo riusciti. No, ma comunque saranno finanziati poi il festival jazz. Ma no. È stata una cosa eccezionale, nel senso che Vittorio ha lanciato l'appello affinché il festival jazz non morisse. E questo appello è stato colto dal sindaco Falcomatà, che ha ritenuto che un merito Falcomatà è la colpa del suo master. La città metropolitana, quindi questa è la domanda, ha finanziato il festival e l'ha storicizzato nel bilancio della città metropolitana. Quindi grazie a questo finanziamento che quest'anno riusciamo ad organizzare il Comune della Tarantella Festival. Quest'anno e anche l'anno scorso. Anche l'anno scorso. Anche il 2020.